Ciao a tutti da Parafranze e benvenuti sul mio desktop. Oggi faccio questo video per darvi una fantastica notizia. Il gioco dell'anno, ma il gioco del secolo, cosa dico? È stato finalmente presentato. Io, come molti appassionati della Prima Guerra Mondiale, soprattutto nel fronte italiano, lo stavamo aspettando veramente da tanto, tantissimo tempo. Andiamo a vederlo insieme. Adesso lascerò andare un po' il video. E poi commenteremo assieme ogni singolo fotogramma. Spettacolo. Spettacolo. Complimenti. Complimenti. Blackmail, M2H, siete riusciti a fare quello che un popolo intero non ha fatto per anni. Dai Paesi Bassi si sono interessati al fronte italiano della Prima Guerra Mondiale. Andiamo a vedere adesso ogni fotogramma e commentiamo un po' quello che vediamo. Ecco. Qua una piccola sottigliezza. In un'ambientazione del genere dove non c'è neve, probabilmente estiva o comunque non prettamente invernale. Portare dito di sci era sostanzialmente suicidarsi, perché fare una scalata con degli sci che non avresti poi utilizzato, però sono sottigliezze. Ok, modello 91 e ci siamo, fanteria. Oh, un alpino, due alpini con Beretta, Beretta, sì, abbiamo qua la Beretta. Adrian 16, perché non si vede l'accoppiamento tra visiera e calotta, quindi dovrebbe essere saldato, vedersi così almeno, poi si vedrà bene quando ci giocheremo. Schwarzlose, che si portano dietro già dal precedente episodio Tannenberg, insieme a tutte le armi e alle divise dell'esercito austro-ungarico. Potrebbe essere un lago questo, no, forse delle nuvole. Non si capisce bene, però molto bella l'ambientazione, nulla da dire. Caproni, che bombarda le postazioni nemiche. Beh, texture comunque non sono niente male. I poligoni potevano essere migliorati, ma ricordiamoci che sono una casa indie, non sono, come si dice, una grossa casa dell'industria videoludica, ecco. Però vedete le montagne anche dietro, l'ambientazione è veramente fatta bene. Siamo ai livelli di Battlefield 1. Un po' le animazioni mi preoccupano. Oh, questo cannone mi ha fatto penare per 2 giorni perché non riuscivo a trovare come si chiamasse. Questo qua è un lanciagranate Minenwerfer Lanz. Austro-Ungarico. Oh. Quindi tagliafili, squadra tagliafili o squadroni della morte con la caratteristica lancia tagliafili. E l'armatura farina, non fasina, mi raccomando. Bello, spettacolo. Trincea, cosa abbiamo qua? Abbiamo una scatola con i caricatori della Fiat Revelli, bottiglione di vino fondamentale e possiamo procedere. Oh, questo qua, molto bene. Fiat Revelli 1914, in primo piano un Adrian 15. E ci siamo, ci siamo. Bellissimo, spettacolare. Come possiamo dire? Adrian 16 del mitragliere, mi sembra di vedere. Sì. Sì. Andiamo avanti. Cioè, vedere una mitragliatrice italiana così è spettacolare. Oh, Benaglia, granata da fucile italiana, in un'ambientazione urbana. Giuseppe Cesciutti. Va bene. Qua vediamo una Schwarzlose. Possiamo andare avanti. Oh, Villar Perosa che abbiamo già conosciuto in Battlefield
batte il field 1 e un bersagliere con un fucile particolare che sembrerebbe a metà tra un Enfield e un modello 91. Magari è una mia svista, esiste un fucile così, ma non ne sono a corrente. Spettacolare, lisonzo, guardate. Una roba assurda. Pistola Steyr, ufficiale austriaco, gambali in cuoio, cioè per farvi capire comunque la ricerca minuziosa nelle divise. Spettacolare, spettacolare, non c'è niente da dire. Questo gioco qua lo aspetto da almeno 15 anni, cioè da quando mi sono appassionato a queste battaglie. Un bacio a M2H e Black Mill. Io vi darei la cittadinanza onoraria italiana solo per questo. Andiamo adesso a vedere qualche screenshot che ho recuperato direttamente dalla loro pagina del negozio di Steam. Oh, vediamo qua l'ambientazione. Possiamo vedere tre cime di Lavaredo, un Caproni, 149A, un altro soldato con l'armatura Farina, Alpini, bersagliere, mantella. Qua abbiamo delle montagne oscurate. Io spero vivamente nel cuore, ma so che non sarà così, che ci sia magari un capitolo ambientato nell'Adamello, ma è impossibile perché era comunque un fronte abbastanza secondario. Però a vedere così, magari Stelvio, Ortles, speriamo. Vediamo qua. Soldati con Schwarzlose. Devo dire che comunque è molto bello, cioè è il gioco che aspettavo da secoli, secoli e secoli. Tre cime di Lavaredo molto belle. Cavolo, un ottimo sfondo del desktop. Prossima foto. Questa qua è la copertina del videogioco. Sostanzialmente la stessa di prima con un alpino, bersagliere con Vetterli, possiamo riconoscerlo dalla parte del grilletto. Scusate se non conosco bene i termini tecnici, però sono un appassionato, non uno storico. Bersaglieri, fanti. Beh, devo dire che come ricerca nelle divise, nelle armi, c'è da fare i complimenti. Ristorante. I dettagli grafici non sembrano niente male, eh. Cioè, devo dire che a prima vista così, tanta roba. Prossimo video ho modello 91. Alpini con la penna, durante gli assalti si toglieva per non farsi individuare prima, però sono sempre piccolezze. Oh, chi leva la maschera muore, tanta roba. Tra l'altro siamo in tema con i tempi odierni. Fucile, Bodeo, spettacolo. Scarponi, tanta tanta roba. Eccoli qua, squadre tagliafili. Ne abbiamo già parlato. Armatura Farina e non Fasina per la terza volta, perché sennò qua siamo abituati a vedere film che dicono cose e poi ce le mettiamo in testa, ben sapendo anche che non era così. Oh, classica borraccia in legno italiana, di cui non mi ricordo il nome, scusate. Vetterli Vitali. Allora, l'abbiamo già visto in Battlefield 1, ma qua sicuramente sarà fatto alla perfezione. Poi vediamo qua un altro modello 91, piccozzino. Fanteria, ci siamo, Isonzo, spettacolare. Anzi, cosa si può dire a questo gioco? Tanta, tanta roba, veramente complimenti. Benaglia, granata da fucile italiana, ci siamo. Fanteria, bersaglieri. Vediamo ambientazione anche cittadina, non solo montana, molto, molto bene. Giuseppe Cesciutti, Prosciutti, non so. Vabbè. Però molto molto bello.
Qua abbiamo un altro alpino. Vabbè, qua lasciano sulle penne, anche il capello non è fatto proprio benissimo, però sono sempre proprio dettagli che in realtà non è che incidano molto. Caproni all'assalto, montagne ben fatte, anche i reticolati sono fatti bene. Bene, 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 sono contento, non vedo l'ora di provare questo gioco. Sarà una bella sorpresa, un bel dilemma vedere come saranno fatti gli italiani, perché comunque gli austriaci sono stati fatti veramente bene, anche tutte le armi che potevano utilizzare, Gewehr 88, Mannlicher M95, erano proprio veramente fatti fatti bene. Gli italiani non lo so, vedremo, vedremo, ma io sono sicuro che non ci deluderanno perché conosco M2H e Blackmail con Verdane e Tannenberg. Verdane mi è piaciuto tantissimo, Tannenberg un filo meno perché ho trovato le animazioni non proprio fluide nonostante facesse 100-110 fps, però non so, Verdane rimane il mio preferito, ma quando uscirà questo qua ragazzi sarà il mio amore. Vedremo, vedremo come sarà, sicuramente porterò altri contenuti e porterò altri video appena sapremo di più su questo gioco. Grazie, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ditemi soprattutto cosa ne pensate di questo gioco. Ci vediamo al prossimo video.